Inaugurata questa mattina presso l'ospedale Perrino a Brindisi, l'area Siero. Si tratta di una importante struttura che favorirà il potenziamento dei laboratori di patologia clinica e di urgenza. Per le amministrative della prossima primavera salgono a 4 i candidati ufficiali alla carica di sindaco al comune di Martina Franca. Ieri sera l'annuncio della quarta candidatura. L'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanente ha presenziato ad un incontro sull'edilizia sostenibile a Mesagne ed è stata tra le promotrici dell'introduzione di norme che possono favorire lo sviluppo di costruzioni a impatto ambientale quasi zero. E ancora una volta ben ritrovati, gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del giornale. Avete ascoltato e letto i titoli solo di alcune delle notizie che tratteremo in questa edizione del TG. Ad esempio l'apertura la vogliamo dedicare alla cronaca con una notizia giunta in redazione poche ore fa e riguarda l'arresto in flagranza di reato di un pregiudicato sanvitese. Il 29enne Roberto Calò è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito, grazie anche all'ausilio delle unità cinofile del nucleo di Modugno. In pratica, nell'ambito di una perquisizione domiciliare a casa del Calò, i carabinieri hanno rinvenuto poco meno di 400 grammi di marijuana e ancora una pistola tipo scacciacani, due pistole tipo lanciarazzi. I carabinieri, dopo alcuni giorni di osservazione, hanno deciso di effettuare la perquisizione nell'abitazione del Calò in via Latiano, dove erano stati notati alcuni giovani dediti all'uso di sostanze stupefacenti. Prima di iniziare la perquisizione, il Calò, pensando probabilmente di ingannare i militari, ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro con all'interno pochi grammi di erba. Era custodita in un vano del tavolo del televisore. Ha detto di non averne altra. Il gesto collaborativo però non ha ingannato i carabinieri. È il fiuto di un cane antidroga, Jack, che ha permesso di rinvenire il resto della sostanza stupefacente, come dicevamo, poco meno di 400 grammi di marijuana. Nel corso dei controlli in camera da letto sono state trovate occultate in un cassetto dell'armadio le pistole prive di tappo rosso. Il Calò è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi, dove attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E cambiamo argomento per parlarvi di una importante inaugurazione questa mattina presso l'ospedale Perrino a Brindisi, inaugurata l'area Siero. Di cosa si tratta? È una struttura che favorirà il potenziamento dei laboratori di patologia clinica e di urgenza. Gli obiettivi primari sono la riduzione dei tempi di risposta, l'ottimizzazione della qualità complessiva dell'informazione di laboratorio e finalità più importante è quello di migliorare gli esiti per la salute dei pazienti. Vediamo il servizio curato da Stefania Franciosa. Miglioramento del tempo di risposta, della qualità complessiva dell'informazione e dell'attività nella gestione del paziente, questi alcuni degli obiettivi dell'istituzione nell'ospedale Perrino di Brindisi presso i laboratori di patologia clinica dell'area Siero. La novità sta nel fatto che diversi settori di indagine, prima separati, oggi siano stati accentrati. Questa alta tecnologia che sta e che voi vedete in questo momento in questo laboratorio di patologia clinica, ma poi vedrete anche nel laboratorio di urgenza, che è un altro laboratorio che è il fiore all'occhiello di questo ospedale, ci permette di dire finalmente all'utenza di stare tranquilli dal punto di vista della risposta, dei risultati. Intanto è una risposta certa perché il suo percorso viene eseguito tecnologicamente da molte validazioni dovute ai nostri processi tecnologici e computerizzati e poi una risposta anche in tempi brevi, specialmente quelli che sono caratterizzati dal volere, i medici, una risposta in tempi brevi. E perciò è stato creato questo laboratorio di urgenza che sta dall'altra parte a fianco a questo e che ha delle caratteristiche fondamentali, è proprio quello di dare la possibilità ai medici di avere una risposta in tempi brevi e permettere di fare intanto una diagnosi e intanto una terapia e in alcuni casi anche di mandar via il paziente in tempi brevissimi senza altri approfondimenti diagnostici. In un'unica provetta è possibile eseguire circa 90 parametri diversi che spaziano dalla glicemia agli ormoni della tiroide
agli marcatori tumorali e al profilo metabolico in generale. Ma soprattutto il paziente risente del prelievo di una minore quantità di sangue, le provette da utilizzare sono in numero minore, quindi con minori costi d'acquisto e minori costi di smaltimento. E dal punto di vista qualitativo c'è un accorciamento notevole dei tempi di risposta, perché tutte le provette vengono processate in tempo reale, in giornata, e quindi gli esami sono disponibili dopo 3-4 ore dall'arrivo della provetta in laboratorio, cosa che prima non era possibile perché utilizzando piattaforme separate il personale necessario a far ad utilizzare queste piattaforme poteva essere carente in alcuni momenti piuttosto che in alcuni giorni particolari, e quindi si disperdeva un po' l'attività. E veniamo ora ai temi della campagna elettorale, partendo da Martina Franca. Sarà una corsa a quattro salvo ulteriori sorprese, la corsa per la poltrona di primo cittadino, perché ieri sera ufficializzazione della quarta candidatura in ordine di tempo, quella di Michele Muschio Schiavone per la coalizione di centro cosiddetta, il servizio di Eugenio Caliandro. Equidistanti da PDL e PD per avviare un concreto e necessario progetto di rinnovamento politico-amministrativo della città. Michele Muschio Schiavone scende in campo alla guida della coalizione composta da UDC, API, MPA e UDEUR e annuncia la sua candidatura alla carica di sindaco. La presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella cornice del Parco Hotel San Michele alla presenza dei coordinatori provinciali e cittadini dei partiti riunitisi a sostegno del commissario cittadino dell'Unione di Centro. Noi abbiamo messo in atto un processo di rinnovamento all'interno del partito e riteniamo giusto che a questo percorso coraggioso che avevamo intrapreso facesse seguito un altro percorso altrettanto coraggioso per la comunità martinese. Non devo io stare qui a denunciare le qualità del candidato sindaco, lo conoscete voi molto meglio di me. Ritengo però che possa meglio incarnare ed interpretare quella forte istanza di cambiamento che la comunità martinese richiede. Io dicevo poco fa che il comune di Martina purtroppo ha visto terminare anzitempo le legislature da un po' di anni. Ritengo che noi dobbiamo garantire stabilità, equità, ma soprattutto far sì che la campagna elettorale abbassi i toni. Bisogna spiegare i programmi, bisogna ritenersi umili e dimostrare, parlando alla gente, di colpire i veri problemi, la vera essenza di che la gente ci chiede. E in questa ottica ritiamo che il candidato del terzo polo cosiddetto, ma soprattutto il candidato Michele Muschio, forte espressione dell'UDC, ma che interpreta i sentimenti comuni degli amici che condividono con lui questa battaglia, sicuramente potrebbe rappresentare la svolta nella politica martinese. È stato un percorso lungo, laborioso, però sicuramente la scelta che è maturata alla fine penso che sia la migliore delle scelte possibili. C'è chi ci ha accusati di ritardo sicuramente, di lentezza, perché siamo stati forse gli ultimi ad annunciare il nostro candidato sindaco, però io penso che quello che è stato confuso per un ritardo in realtà è stata semplicemente ponderazione, quindi questo sicuramente deve rassicurare la città. Sul programma ci stiamo lavorando, inizialmente forse siamo stati un po' troppo prolissi, il programma è sicuramente ricco di dettagli, però c'è chi ha fatto pressione all'interno della coalizione per sintetizzarlo, per essere quanto più diretti possibile, e questo lavoro di sintesi ovviamente richiede un po' di tempo, la città dovrà attendere, ma ci sono buoni motivi per attendere. La mia candidatura mi è stata chiesta innanzitutto dal mio partito, poi dagli altri rappresentanti degli altri partiti. E si è chiuso, diciamo, attraverso la firma di un protocollo d'intesa tra i vari partiti avantieri, e io è da avantieri che non riesco a prendere sonno perché sento la responsabilità e il peso di questo incarico ed è la verità. Diciamo, sull'esempio di una politica che sta cambiando e lo si sta vedendo a livello nazionale, che migliori risultati si sono ottenuti nel momento in cui non c'è stato più lo scontro tra una destra e una sinistra, e quando invece attraverso proprio il ruolo che ha svolto l'UDC di Casini si sono create le condizioni per superare diversi problemi che l'Italia ha avuto sull'orlo di una crisi finanziaria, questo penso che è un risultato che si è raggiunto a livello nazionale e che può essere trasferito anche nella nostra comunità. Martina ha bisogno di essere governata, perché non c'è stata cattiva amministrazione, ma c'è stato proprio un non governo dovuto da tanti fattori, ma principalmente da questa forte frammentazione, dai personalismi e anche dai veti che sono stati messi non sulle idee e sui progetti, ma sulle persone.
Ed ora ci spostiamo a Brindisi. Il degrado della periferia al centro della campagna elettorale di diversi candidati, ma questa sera vi parliamo del candidato Gonzales del centro-sinistra che proprio nella mattinata di oggi nel centro sportivo Buscicchio ha incontrato alcuni residenti del quartiere Santeria per parlare di questo argomento. Vediamo. Il candidato sindaco al comune di Brindisi, Mimmo Gonzales, ha incontrato questa mattina i residenti del rione Sant'Elia. Lo ha fatto nel circolo sportivo Buscicchio, una struttura che dovrebbe essere oggetto, secondo il candidato, espressione del centro-sinistra, di interventi urgenti. La situazione non è certamente semplice, Stefania. Noi stiamo qui con tanti cittadini che voi vedete alle nostre spalle e ci sono le signore che qui in questo centro sportivo Buscicchio fanno footing la mattina, poi ci sono i ragazzi, ci sono i bambini. E beh, questo è il degrado, lo vedete alle vostre spalle, insomma è un centro sportivo in totale stato di abbandono, il comune ha fatto solo un intervento di recente con le torri faro, le ha riparate, però le torri faro restano spente perché comunque ci sono una serie di problemi che non vengono risolti ulteriormente dal comune. E poi questo terzo stadio, guardate in che condizioni si trova, abbandonato dal 2005, si trova in una situazione di totale degrado, all'interno i teppisti hanno appiccato anche il fuoco. Beh, nonostante sia inservibile al 2005, il comune paga la manutenzione di questo tenso statico. Insomma, è l'ennesimo esempio del degrado. Se voi vi girate intorno, ci sono strutture abbandonate, cadenti, i muri di cinta che stanno crollando con rischio per l'incolumità dei cittadini. Si può ignorare così un intero quartiere, uno dei più popolosi della città, facendo finta che i cittadini di questo rione non fanno parte della nostra città? Questo non può più avvenire, cioè il nostro modo di governo sarà alternativo rispetto a questo, non perché siamo più bravi, ma perché penseremo che la città è tutta, non è solo quella che ruota 200 metri intorno al Palazzo di Città. Una struttura sicuramente abbandonata a se stessa. Sì, è sotto gli occhi di tutti. Il rammarico è che dal 2005 ad oggi come Commissione dei Lavori Pubblici siamo stati sempre presenti e per ogni anno lo stesso assessorato ha messo sempre delle somme per degli interventi anche strutturali importanti, ma puntualmente attraverso variazioni di bilancio l'amministrazione comunale ha preferito depistare quei soldi per altro. Quindi nonostante la presenza della Commissione e una vigilanza costante non abbiamo mai avuto soddisfazioni. Qui purtroppo c'è il paradosso di tutto. Una struttura in un centro, in un quartiere ad alto rischio e quindi l'unico polmone importante di questo quartiere che viene completamente abbandonato. Qui abbiamo delle situazioni di precarietà assoluta, anche di sicurezza, dei muri che stanno ormai pericolosamente cadendo, degli alberi che sono ormai alcuni anche caduti, delle radici che escono completamente di fuori. Avete visto la situazione del tenso statico, ma non solo, le torri fari che non funzionano, l'illuminazione ormai precaria, c'è di tutto e di più. L'assessore regionale Angela Barbanente, assessore all'urbanistica, ha presenziato ad un incontro sull'edilizia sostenibile a Mesagne ed è stata tra le promotrici dell'introduzione di norme che possono favorire lo sviluppo di costruzioni a cosiddetto impatto ambientale quasi nullo, quasi zero. Le abbiamo chiesto se questo innovativo modo di costruire sta facendo proseliti e sta facendo registrare soprattutto significativi riscontri nella nostra regione. Ascoltiamola. È una legge che ormai ha 4 anni, è una legge che ha avuto inizialmente qualche difficoltà ad essere recepita soprattutto dai comuni pugliesi, comuni oberati di tanti impegni, spesso prestano scarsa attenzione alle potenzialità di nuove leggi regionali con contenuto fortemente innovativo come la legge 13 per l'abitare sostenibile, ma devo dire che a distanza di alcuni anni dalla approvazione del sistema di valutazione previsto dalla legge che consente di valutare la sostenibilità degli edifici, si moltiplicano le iniziative. Io sono costantemente invitata ad iniziative nelle quali si presentano nuovi progetti di edifici sostenibili e in alcuni casi anche realizzazioni. Quindi a ben pensarci, una legge che è entrata in vigore nel 2008, che ha avuto lo strumento di valutazione nel 2009, considerati i tempi della progettazione edilizia e della realizzazione dell'edilizia, non poteva che dare i propri frutti
con qualche anno di ritardo. Noi alcuni giorni or sono abbiamo tenuto a Bari anche un corso per i tecnici comunali finalizzato proprio a sostenere la diffusione di queste pratiche edilizie che finalmente mettono al centro la qualità dell'abitare. Bene, ora ci fermiamo, diamo la linea alla regia per un break pubblicitario. Rimanete con noi, abbiamo ancora tanto da dirvi, lo faremo nel resto del TG.